un tè con Rosanna, siamo su Mitico Channel e al Foggia Village con Art. Oggi parleremo di un'autrice foggiana, il cui nome è Elina Miticocchio. Benvenuta Elina. Grazie Rosanna, grazie a te per questo invito che mi hai portato e per l'accoglienza che mi hai riservato. Bene, noi siamo contenti di averti con noi. Chi è Elina Miticocchio? Elina è laureata, è foggiana, laureata in giurisprudenza, ma è autrice, un'autrice che si occupa sia di racconti che di poesie e ha all'attivo già varie pubblicazioni. Ha un suo blog nel quale non solo scrive ciò che lei, che il suo sentimento, le sue emozioni producono, ma raccoglie nel suo blog anche scritti di altri autori. Il titolo è Immagine, giusto? E poi, come dicevo, ha già al suo attivo varie pubblicazioni, come ad esempio La Plaquette, Le Trincee del Grembo, o una raccolta poetica dal titolo Per filo e per segno, Semi di parole, una antologia, è presente nell'antologia di racconti per bambini, Cieli Bambini, fa parte dell'antologia Sotto il cielo più largo del mondo, un'antologia nella quale sono raccolte poesie di 30 poeti Downy, e siamo qui per parlare oggi in maniera un po' più diffusa della sua ultima creatura, la siloge poetica Le stanze del vento. Ebbene Elina, dopo questa breve presentazione, che certo non ci spiega chi sei, io vorrei che tu ci raccontassi il tuo rapporto con la poesia, come nasce, quando cominci a scrivere. È una domanda che mi fanno sempre, nel senso che è una domanda cardine, penso, e per un autore è importante manifestare l'origine di una sua passione, di una sua volontà, di una sua predisposizione. Penso che la scrittura sia un rapporto dono, sia veramente un talento che abbiamo ricevuto. Io sono cristiana, quindi ritengo di averlo ricevuto dal Signore, dal mio creatore. E nelle parole cerco di portare sempre un messaggio di origine, di memoria e quindi di vita, che non è solo la vita che noi facciamo, che pure ci accora, che pure ci rende terreni, tangibili, fragili, molto fragili. Però c'è sempre una trascendenza, c'è sempre un qualcuno che ci chiama, e nella poesia attualmente io trovo una voce che mi fa respirare, che mi fa andare avanti, che mi sorregge anche in molte difficoltà che io incontro nella vita. Ritornando alla tua domanda, l'incontro con la poesia è nata quando ero bambina, avevo forse una decina di anni, anche meno, quando si stagliò proprio nella mia mente l'idea di costruire delle parole, inventare delle parole, fare dei testi con molte parole o con poche parole, e soprattutto c'era un'avversione verso i numeri, verso la matematica, e una predisposizione completa verso le lettere. E parliamo di questa tua ultima creatura, Le stanze del vento. Ci spieghi l'origine del titolo? Come mai parli delle stanze del vento? È un po' un ossimoro, in quanto il vento per sua connotazione è libero, e quindi rinchiuderlo in una stanza vuol dire forse arginare anche la sua forza, la sua vitalità. Che cosa intendevi comunicarci con questo titolo? Sì, nelle stanze del vento, come tu hai ben notato, c'è questo senso simorico. C'è un contrasto, perché le stanze sono un luogo fermo, statico, di ascolto, di accoglienza della persona stessa. Il vento è qualcosa che ti libera, ti porta ad andare lontano, ti fa viaggiare, ti conduce. E la mia poesia, che poi sono le voci che io raccolgo dentro di me, sono le voci anche delle storie che mi hanno raccontato da bambina, da ragazza. Ecco, in questo libro confluisce tutto questo.
Quindi un momento di stasi, di silenzio, di raccolta delle mie emozioni e un momento di movimento, di stupore, di immaginazione che poi è dato dal vento. E anche un omaggio, anche un ricordo del saggio della Una stanza tutta per sé della Virginia Woolf. Virginia Woolf. Ecco, questo voleva essere, è una delle voci che io ho sempre con me. E questo tempo che io a volte rubo alla mia vita quotidiana, infatti ho scritto ieri un testo sul ritaglio del tempo, perché chiaramente abbiamo una vita piena di impegni, piena di soluzioni, di necessità, però io ho necessità anche di ritagliare un tempo che a volte nego ad altro, nego alla cucina, infatti non so cucinare, non so Benvenuta preparare. nel club, Quindi Elina. sono una che, dicevo ieri anche ad una collega, sono una che vuole farlo, vuole tagliare un tempo suo. Hai bisogno, necessità Una di necessità, entrare in è una contatto necessità. con il tuo mondo interiore, che è Esatto. quello che poi genera le tue Sì, parole. sì. Ebbene, voi state ascoltando parlare Elina, io credo che mentre la si ascolta, ciò che emerge della sua persona è questa calma, questa serenità, che è anche delicatezza, e trasfonde la sua delicatezza dalla persona alle parole. Se dovessi appunto evidenziare una cifra stilistica della poesia di Elina Miticocchio, io direi che è connotata da una parola chiave, delicatezza. La poesia di Elina è una poesia contemporanea e, come nella tradizione della poesia contemporanea, non rispetta la metrica tradizionale, non abbiamo un verso tradizionale. È una poesia che si avvicina più alla prosa, seppur breve, ma che si accende, che si colora di lirismo, appunto, diventa poesia. I suoi scritti sono sempre brevi, quasi avesse paura di annoiare chi la legge, e rimane sempre in punta di piedi, così come lei. E i temi che io ho notato leggendo le sue poesie sono temi che, come ci ha poc'anzi detto, sono i temi della vita. E anche quando parla di dolore, la poesia di Elina è una poesia che lascia spazio, apertura alla possibilità, alla luce, e che forse, Elina, mi permetto di ipotizzare, è una luce che ti proviene dalla tua fede, e quindi anche nel momento del dolore traspare sempre questa, come dicevo, questa possibilità. Così lieve, quasi, quasi svolazzando nella brezza, di poter migliorare. Tu parli di emozioni, parli di vita, ma mai attraverso un tono estenuato, esasperato, urlato, sempre attraverso un sussurro. Mi sbaglio? La vita è composta da una miriade di sensazioni, di eventi, eventi belli, eventi brutti, luci, ombre. Penso che il dolore, come l'amore, come la felicità, come la gioia, debbano rientrare in noi, debbano essere ascoltati profondamente dalla nostra anima, per poi essere versati fuori. Cioè io penso che la poesia sia un po' un parto. Ho questa sensazione nel descrivere il tipo di poesia che faccio. Allora, un evento, una suggestione quotidiana mi colpisce, mi ferisce, oppure mi rallegra. E questo evento, questa sensazione viene poi letta dentro di me e diventa un frammento di poesia. Ecco, questo è il lavoro un pochino interiore che Interiore. faccio. E Ormai la lo faccio. scelta, scusami se ti Sì, interrompo, la non è. scelta del frammento, da dove deriva? Perché è un frammento, appunto? È un frammento
voglio dire, voglio pensarlo in questo modo. Contiene in sé tutti gli elementi, sicuramente questo. perché la mia è una scrittura che sceglie le parole, ma non la sceglie con la lima, perché io scrivo direttamente i testi, non sono limati. Sono già quelli, già pronti. E quindi la scrittura è breve perché in sé reca tutti gli elementi di espressione, quindi di messaggio. Quindi sgorga così Sì, è già completa già attraverso questo, completa. come dicevamo, appunto, questo testo breve che non è conforme alla lirica No, tradizionale, ma ormai la poesia contemporanea ha preso altre strade, come è giusto che sia, perché deve innervarsi sempre nel contesto socioculturale dal quale proviene. Io vorrei chiederti, Elina, di leggerci qualche tua poesia. sì, ne prendiamo. Perché ogni volta diventa quasi difficile scegliere un testo, perché mi piacciono tutti. Io devo dire la verità e la dico proprio schiettamente. Questo libro è stato pubblicato in un momento molto particolare della mia vita, molto doloroso. E adesso invece il poterne parlare è motivo di memoria, di ricordo e di forza Bene. per tutto quello che, diciamo, lo ha condotto a diventare un libro. Quindi diciamo che la poesia è ciò che poi si produce attraverso esse, quindi il libro ha un potere taumaturgico. Sì, lo spazio che si apre davanti agli occhi ha spicchi di colori a tempera. Questa notte gli artisti della natura hanno lasciato qualche secchiello di colore. Vado a recuperarlo. Qui ci sono tanti bambini, tanti adulti che non guardano il cielo. Chi insegnerà ai bambini che la prima bellezza viene dal creato? Bene, e qui, come vediamo, c'è sempre questa antitesi tra qualcosa che non va, potrebbe non andare, e invece la speranza, la forza di migliorare. Ed è il suo. Io lo ritrovo sempre in ciò che Elina scrive. Prego. Vogliamo leggerne Sì. un'altra? C'è una parola che azzurra come il cielo giunge al cuore. C'è una parola, respiro d'argento, che canta d'amore le labbra. C'è una parola che non ha paura di guardare l'amore negli occhi e ha il coraggio di divampare e come un cendio sorprendere il cuore. Qual è questa parola, Elina? È la parola poetica? La E la parola vita, perché parola la vita. parola vita racchiude tutto, racchiude amore, racchiude poesia che poi è amore, racchiude famiglia, racchiude memoria, ricordi, fragilità, sensibilità. Io ho un rapporto particolare con la poesia, perché la poesia non voglio che sia un atto solitario. Nasce come momento di silenzio, come momento solitario, però non accetto sinceramente la gelosia delle proprie parole. Non avrebbe senso Non avrebbe scrivere. senso e quindi questo a volte non portare anche un semplice pensiero a qualcuno che sai che potrebbe essere insensibile a questo e potrebbe magari riceverne giovamento anche momentaneo. Bene, volevo, se mi permetti, leggere qualcosa di tuo. Sì. E leggo questa breve poesia che dice, recita così: se il mio cuore fosse un fiore, ne avrei cura e compassione, trattenendo la sua bellezza nell'involucro delle dita. Ebbene, è bellissima questa poesia e mi fa pensare il tuo scritto agli origami, qualcosa di così leggero, così etereo e però di una bellezza sorprendente. E io
Potrei definirti la poesia della vita perché tra i tuoi versi compare sempre la speranza, anche attraverso il dolore, come dicevo prima, e la scelta di migliorare. Elina, vuoi leggerci qualcos'altro? Sì, leggiamo Magia di un ritorno, dove c'è questa nostalgia profonda per la nostra terra perché è stata scritta quando io abitavo in Lombardia. Io ho lavorato, ho vissuto diversi anni in Lombardia, l'ho girata un po' tutta per motivi di lavoro, avendo vinto concorsi al nord. E quindi sentivo questo trasporto, questa nostalgia per delle immagini della mia terra. Magia di un ritorno. Mi allontano a piedi scalzi dalla terra nutrice e casa paterna. Oro rosso e oro giallo, enormi distese di pomodoro, campi di grano. Porto con me una vita rivissuta solo per pochi attimi. Il cicaleccio delle massaie, le strade affollate di ragazzi, lo scorazzare degli affetti veri. Il sole è una ruota infuocata, la mia terra è l'albero del pane, negli occhi grandi e profondi ormeggia una barca, sono salva, è l'arca della luce. Grazie, anche questa è una poesia che ci trasmette l'amore per la terra attraverso brevi pennellate e sono molto, molto presenti nella tua lirica i colori. I colori sono, appaiono sempre e sono il sintomo, il simbolo della vita sicuramente, di questa forza che ci deve sorreggere. Elina, dove si può acquistare il tuo libro? Allora, questo libro si acquista online adesso anche sui canali IBS, Amazon, Libreria Universitaria, ma si può acquistare direttamente dal sito della casa Della casa editrice, editrice. Secop Edizioni. Bene, allora invitiamo i nostri spettatori a leggere, penetrare anche loro in questa, nella delicatezza di Elina Miticocchio. Io ti ringrazio per essere stata con noi e ci ha fatto molto piacere chiacchierare in tua compagnia e saluto i nostri spettatori dando appuntamento alla prossima puntata di Un tè con Rosanna. Arrivederci Elina. Grazie, grazie a te.